Eccoci tornati sul canale di Davy per un nuovissimo video del tutto particolare. Questo opening gesso del mio braccio sarà qualcosa di unico che rimarrà sul mio canale come ricordo di questa situazione. C'è chi fa l'opening dei pacchi di FIFA e c'è chi invece si adatta e fa l'opening di quello che ha. E quindi apriremo il gesso in diretta. Prima di andare nel dettaglio del video, di entrare proprio con tutti gli strumenti necessari, ovvero un paio di forbici semplicissimo, fatemi fare un po' di pubblicità, nel senso che se volete provare World of Warships o War Thunder, giochi che porto sul mio canale, trovate il link in descrizione. Inoltre in descrizione trovate anche il mio canale personale con il mio vero nome e cognome. Il canale parlerà argomenti che riguardano il mondo finanziario, metodi per poter guadagnare soldi online, NFT, dropshipping, criptovalute, tutti questi metodi che si possono utilizzare nell'online. Crescita personale, perché è importantissima la crescita personale di una persona. Lo stesso YouTube è un metodo per guadagnare soldi, per poter monetizzare. Per chi fosse interessato trova il link in descrizione. I primi video vi assicuro che arriveranno molto molto presto. Un'altra cosa molto importante: se ogni tanto, spesso e volentieri, guardo davanti al, diciamo, a me, perché lì ho la schermata di OBS e mi risulta più facile guardare di fronte a me anziché guardare alla telecamera. Questo ovviamente non vuole essere una mancanza di rispetto nei vostri confronti, ma una mia semplicemente comodità per quanto riguarda il collo. Allora, cosa dobbiamo? Siamo pronti, ho fatto un po' di pubblicità, mi piace, condivisioni, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, tutte queste cose fantastiche, anche il profilo Instagram se siete interessati, vi faccio vedere un po' di fatti miei. Siamo veramente pronti. Allora, per chi non lo sapesse, mi sono fatto male circa un mese fa e oggi andremo a levare il gesso. Il gesso è, non è totale, nel senso che qui, come potete ben sentire, è tutto gesso, anche lateralmente è gesso, ok? Mentre la parte superiore è una semplice fasciatura. Se fosse stato un gesso totale, ovviamente sarei dovuto andare in ospedale, non avrei potuto levarlo in autonomia. Lo posso levare da solo perché, ripeto, è metà gesso e metà fasciatura. Ora non so il termine specifico, lo chiamo in questo modo. Come dicevo prima, c'è chi fa l'opening dei pacchi di FIFA, l'opening delle carte dei Pokémon, eccetera eccetera. Io invece faccio l'opening gesso. Stanno facendo dei rumori di fianco con il trapano, proprio adesso devono farlo, mi rovinano il video, ma non ti preoccupare, mi romperò un altro braccio per fare un altro. Allora, siamo pronti. Allora, io penso di aprirlo, ho una sola possibilità per registrare questo video, perché non è che se viene male poi richiudo il gesso, quindi capirete bene anche che mi devo concentrare particolarmente. Il microfono funziona, sì, tutto quanto. Penso di andare ad aprirlo da questa parte e continuare, vedete? Ok, con la forbice, altrimenti potrei fare al contrario. Ora vediamo un pochino. Come potete ben immaginare, il gesso non mi ha permesso di lavare il braccio per circa 30 giorni, quindi capirete bene che il mio braccio è in condizioni abbastanza pietose dal punto di vista prettamente di pulizia, chiamiamo così. Una cosa positiva è che in questi 30 giorni ho imparato a fare davvero tantissime cose con la mano sinistra. Aprire una bottiglia d'acqua, lavare i denti con la mano sinistra e tante altre cose. Quindi, per assurdo, e come sempre, bisogna guardare sempre il lato positivo delle cose. E in questa circostanza ritengo che saper utilizzare la mano sinistra in maniera corretta, perché no? Continuerò tra l'altro ad esercitarla sempre di più. Magari divento ambidestro. Siamo pronti, va bene. Allora, non so quanto durerà l'apertura e tra l'altro non so se mi farà ancora male, quindi, però, diciamo, io seguo le indicazioni che mi hanno dato. Allora, aspetta che mo mi viene da ridere. Allora, problemi tecnici, immaginavo. Proviamo dall'altra parte. No, queste forbici sono letteralmente inutili. Ma sono forbici fasulle, non ci credo! Sono forbici, non tagliano nulla!
Non riesco ad aprirlo. Allora, stiamo calmi, ce la possiamo fare. Forse devo prendere qualcosa di più. No, aspetta, allora. Ce la devo fare. Devo semplicemente cercare di fare una pressione. Non ci sto riuscendo. Forse no, qua è il gesso. Dunque, fammi pensare. Non lo posso neanche sfilare perché... risulta abbastanza complicato, ragazzi. Cioè, questo è il video più triste di YouTube. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Questo si può levare. Ok, questo l'abbiamo levato. No, in realtà poco poco... Oh, vedo dei... Si sta tagliando, vai, piano piano si sta tagliando. Ora va. Sta andando. Porca miseria. In realtà poco poco l'ho aperto. Piano piano si sta aprendo. Penso che andrò a velocizzare il video perché se no ci mettiamo anni. Forse devo andare un po' più sopra nell'aprirlo. Forse ho trovato il metodo. Ok, siamo a buon punto. Non sembra, ma è difficilissimo, ragazzi. È veramente difficile. Inizio a vedere la mia mano, finalmente. Oh, ma perché devo fare questi video? Non lo vedrà nessuno questo video, cioè. Ok. Ovviamente potrei farmi aiutare per aprire il gesso, la cosa più normale sarebbe quella lì, però io devo registrare il video. Ce la devo fare da solo, è una questione di principio. Ok, inizio ad aprire un pochino il braccio. Vai. Secondo me le forbici sono le forbici il tasto che non, cioè non vanno bene, non... avrei dovuto affilarle maggiormente. Non so se riuscite a vedere, piano piano sto aprendo, cioè lo sto aprendo piano piano, quindi... Ah, aria! Sì! Da quanto tempo! Ok, vai. Perché poi vedete c'è questa specie di mono, no cotone, questa specie di non mi viene il nome, poi quando mi viene ve lo dico, e quindi risulta difficile per la forbice tagliare, mi seguite? Aspetta, ma mi è venuta un'idea, se io tipo strappassi questa parte... Ok, leviamo qua tutte dalla telecamera perché sennò... Ah, ok. Ce la facciamo? Sto diventando rosso perché uno mi sto innervosendo e due mi sto stancando. È vero che ho imparato col braccio sinistro, però, cioè, ho imparato relativamente. Questa cosa diciamo che è un pochino... E taglia miseria ladra, dai, come... Senti, ma non riesco, no, da qua è impossibile. Devo insistere, devo semplicemente, ce la devo fare. Ovviamente ragazzi non fatelo a casa, cioè non metterò anche un avviso nel video, nel senso questo è a mio rischio e pericolo, sia ben chiaro, eh.
metterò un avviso perché non voglio assolutamente che nessuno imiti quello che sto facendo. Questa ovviamente è una mia scelta di levarlo da solo, ci tengo a specificarlo. Altrimenti fatevi aiutare o andate dalle persone competenti. Non vorrei che in qualche modo il video fosse di incitamento a fare questa cretinata. Inizio a stancarmi. Il video durerà mezz'ora. La farò mai. Secondo me, un'ora dura il video. Ecco perché, guarda, 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 devo levare tutto questo. Non posso tirare più di tanto perché sennò mi fa male. Aspetta, perché se io le. Ho levato tutto questo ammasso di. Ok. Forse siamo giunti a una conclusione prima del previsto. Perché se io diminuisco ovviamente la presenza di questo materiale, non mi sta venendo il nome, io forse potrei anche. Ragazzi, un attimo perché adesso risulta complicato. Non vi nego che sono un po' in panico perché ovviamente io la mano non la uso da 30 giorni, quindi capirete bene che devo un attimino riprendere devo fare un po' di fisioterapia, ovvero movimenti elementari, vedete, per cercare in qualche modo di riprendere l'utilizzo della mano. Questo è gesso. Però effettivamente è stato bellissimo. Ah, fa male, fa male, fa male, fa male, fa molto male. Devo riprendere assolutamente. Cioè, perché ovviamente adesso la mano è abituata ad avere il supporto del gesso, quindi se io lo metto così quasi mi va da solo giù, ok? Devo riprendere anche la muscolatura del braccio. La mano, veramente, ragazzi, faccio fatica a tenerla anche dritta. Veramente una sensazione bruttissima, non lo auguro a nessuno, è una sensazione molto brutta, però il video ha avuto una svolta perché sono riuscito a levare il gesso, non so neanche io come, adesso cercherò piano piano di prendere, diciamo, nuovamente la. Di prendere nuovamente la manualità della mano. Richiederà molto tempo, me ne rendo conto, perché di certo non è pochi passi che riesco a riprendermi. Allora, ragazzi, il video termina qui. No, veramente è una sensazione stranissima, ve lo posso assicurare, è una sensazione veramente strana e anche brutta. Veramente una sensazione bruttissima. Voi qualcuno potrà dire, vabbè, ma stai esagerando. No, 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 ragazzi, è veramente una sensazione bruttissima. Perché in qualche modo il braccio non lo so come spiegare, è veramente qualcosa di. Non lo so, ho iniziato ridendo, però veramente finisco preoccupandomi e non voglio estremizzare troppo. Fatto sta che il gesso finalmente è stato levato e riprendo, se riesco, a riutilizzare il mio braccio. Ci vorrà del tempo, però. Non mi butto giù. Ragazzi, il video è terminato. Non so come definirlo questo video, se comico oppure drammatico, vedete voi. Video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!